È arrivata nella giornata odierna l'ufficialità del ritorno delle Marche in zona arancione a partire da martedì 6 aprile. La regione, in bilico tra la fascia di rischio intermedio e quella superiore fino all'annuncio giunto dalla cabina di regia nazionale, si trovava in zona rossa ormai da diverse settimane, da quando inizialmente le misure più restrittive erano state imposte alle singole province a distanza di qualche giorno l'una dall'altra. Da martedì quindi sarà nuovamente possibile spostarsi liberamente all'interno del proprio comune di residenza, fare visita ad amici e parenti nelle abitazioni private una volta al giorno e nei limiti di due persone ulteriori rispetto a quelle già conviventi nella casa, che potranno essere accompagnate da minori di 14 anni o persone disabili o non autosufficienti, e torneranno ad aprire alcune attività, tra cui i negozi al dettaglio, i parrucchieri e gli estetisti. Il ritorno in zona arancione e l'incidenza regionale inferiore ai 250 casi ogni 100.000 abitanti si accompagnano alla fase di regressione della curva epidemica marchigiana, come evidenzia il direttore dell'Osservatorio Epidemiologico Regionale Marco Pompili. La curva epidemica oramai da un paio di settimane in una fase di lenta regressione, quindi sta flettendo nel tempo, quindi è in un momento di flessione. Nell'ultima settimana ha registrato una riduzione del 21% complessiva e chiudiamo la settimana con un tasso di incidenza cumulativo di 233 su 100.000, quindi sotto il parametro e il cutoff ministeriale di 250 su 100.000. Quindi vi è un rischio ancora moderato, la curva sta flettendo, ancora l'incidenza è un'incidenza abbastanza rilevante, anche se sotto i 250, ma è comunque un'incidenza di 233 su 100.000, che è comunque un'incidenza rilevante. Ormai è da due settimane che non siamo in fase di picco, abbiamo passato subito dopo una fase di plateau, oggi ormai è una fase di regressione chiara che ci porta ad avere un'incidenza media attorno ai 500 casi. In fase di picco avevamo un'incidenza media sopra gli 800, quindi è chiaro che ormai è una fase diversa di quella di circa due settimane fa, è una fase in cui anche se lentamente si sta assottigliando e si sta avendo sempre un'incidenza più piccola, più bassa. Dopodiché questo non vuol dire che se iniziano comportamenti non corretti è chiaro che l'incidenza salirà. Il tendenziale di oggi però è un tendenziale abbastanza chiaro e abbastanza solido, che è un tendenziale di lenta regressione della curva epidemica. Tramite la campionatura random effettuata sui tamponi provenienti da tutto il territorio regionale, è evidente ormai come la variante inglese sia quella predominante anche nelle Marche. Quando ci arrivano dei campioni dal territorio, facciamo una campionatura e su quei campioni analizziamo la presenza delle varianti. Chiaramente ormai la variante inglese è una variante predominante. Negli ultimi analisi era attorno all'88% la presenza delle varianti inglese. Cosa vuol dire? Che su 64 campioni testati, in 54 era presente la variante inglese, in 2 la variante di New York e in 2 la variante brasiliana. Quindi ormai il ceppo originario non c'è più, o in piccola parte, ed è predominante ormai la variante inglese.